In molti, tra la gente del lago, mi avevano parlato di lui. Essendo io di Magdala, conoscevo bene i pescatori di Tiberiade e loro conoscevano me per via della mia attività nella lavorazione del pesce salato. Erano stati in particolare alcuni di loro, Jochanan, Shimon, Andreas, Filippos, cioè quelli che avevano deciso di seguirlo, insomma, a parlarmi del rabbì Joshua di Nazareth. Sì, avrei voluto conoscerlo anch'io. Narravano che compiva prodigi e che rimetteva i peccati, come quella volta che a Cafarnao, nella casa della suocera di Shimon, li aveva rimessi ad uno storpio e poi lo aveva addirittura sanato dalla sua infermità. Joshua, il maestro. Spesso m'accadeva di pensare a lui. Anch'io avrei avuto bisogno di essere liberata dal pesante fardello delle mie colpe. Potevo contarle le più insidiose, quelle da cui ero penosamente irretita. E quando mi guardavo dentro, esaminando la mia coscienza, beh, le contavo quelle colpe. Erano come marchi sulla pelle. Erano sette. Ma chi avrebbe dato credito ad una donna come me, vedova e pertanto senza nome nella scala sociale, dal momento che non ero più riconosciuta civilmente per il tramite di un marito? Eppure, per mantenere attivo il mio lavoro e quindi me stessa, avevo bisogno di un uomo al mio fianco, come dire, di legarmi, anche se non stabilmente, ad un compagno. L'ho avuto. Ne ho avuti. Che importa? Ora non importa più. No, ora non importa più. Molte donne, dotate di maggior coraggio, forse, chissà, semplicemente più bisognevoli di me, l'avevano cercato il maestro. Come quella prostituta di cui non conosco il nome, quella che in Betania gli aveva lavato i piedi con le sue lacrime, gliel'aveva asciugati con i suoi capelli e poi addirittura profumati con un balsamo comprato, chissà, con il sacrificio dei suoi miseri averi. E il Nazareno l'aveva purificata. Ma spesso era lui stesso il rabbì a precorrere la richiesta d'aiuto di chi nell'indegnità non osava. E così aveva salvato dalla lapidazione e rimandata libera un'adultera, così come aveva deliberatamente incontrato presso il pozzo quella donna di Sicar che, toccata da lui nel vivo degli errori della sua esistenza, aveva conosciuto l'acqua della vita. Volli incontrarlo. Sì, anch'io volli parlargli. Il Signore spesso si recava sul mare di Galilea per predicare, e quel giorno, vedendo attorno a sé tanta folla ivi radunata, proveniente non solo dalla Galilea, ma anche dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano, affinché tutti potessero ascoltarlo avendo di lui una maggiore visibilità, decise di salire sul monte presso Tabga. Io quel mattino ero in mezzo all'altra gente e, velatomi il capo, me ne stavo al riparo del tronco di un albero. Celando il mio imbarazzo agli occhi di coloro che, sapendo chi ero, mi scrutavano. E fu quel mattino, sì, quel mattino che io rinacqui ad una nuova vita. Avevo risalito per un tratto la china del monte per essere più vicina a lui, per udire più chiaramente la sua parola. E mentre lo guardavo, anch'egli, pur fra tutta quella folla, sembrava tenesse i suoi grandi occhi fissi su di me. Mi dissi che era solo un'impressione, ma ora so che non fu così. Egli mi stava leggendo nell'animo
e a mano che delicatamente penetrava dentro di me col suo spirito, io sentivo quei 7 nodi che mi stringevano il cuore sciogliersi, mentre il mio viso si rigava di lacrime. E intanto che il Signore proclamava beati i più reietti fra gli uomini, io mi ritrovai a singhiozzare inginocchiata al suolo, come misera cosa in mezzo a quell'immane folla. Sua madre ed un piccolo gruppo di altre donne mi accolsero subito fra loro. E così è iniziato il mio cammino dietro il maestro. Faccio quello che posso, grata del dono che ho ottenuto. Mi rendo utile in qualche modo e quando occorre, e i discepoli lo accettano, contribuisco con i proventi della mia attività del lago al sostentamento della nostra nascente comunità e a quello di chi non possiede più nulla. Ma ora che mi sono aperta alla parola di vita, voglio essere chiara anche con me stessa. Io non saprei narrare, né a me né ad altri, quello che m'accade. Quando Joshua, il mio Signore, mi guarda, mi rivolge la parola, mi tende la mano, beh, io mi sento morire d'amore. Ma avverto anche che il mio non è lo stesso amore che sino ad ora avevo conosciuto per altri uomini. Cos'è? La tenerezza di lui non mi vince con la passione di un amplesso, no, ma, come dire, con l'inerme violenza del candore d'un bimbo. Sì, io non so riamarlo, non so cosa fare. Sono cambiata, veramente cambiata. In questi ultimi giorni mi sono guardata e mi sembra di essere diventata un'altra persona. Non so come prendere questa cosa, non capisco perché mi turba così tanto. Lui è un uomo, sì, ma è diverso da altri. Non credevo di arrivare a tanto. Cosa significa? Beh, è un paradosso che io mi ritrovi in questa situazione. Io, che sono sempre stata così razionale, mai vittima di così forti emozioni nell'innamorarmi. Ma il mio desiderio non è quello d'essere posseduta né di possederlo, no. Quando lui mi guarda e mi sorride, e io lo guardo e gli sorrido, è come se mi si schiudesse la primavera nell'anima. Ne sento il profumo, la purezza del cielo, il candore più bianco dei fiori più candidi. Se lui mi dicesse che mi ama, io mi sentirei persa, impaurita. Non saprei far fronte a questa situazione. Volterei le spalle e andrei via. Ma il suo non è amore umano, no, non è amore umano. È lo stesso amore primigenio che, come brezza gentile, si effondeva sull'Eden prima della caduta dell'uomo. Sì, è un amore tutto nuovo che così tanto mi sgomenta e tuttavia apre senza limiti la mia piccola vita ai palpiti dell'infinito.